Torino Jazz Club nasce nel 2014 da quattro soci fondatori, che siamo io, l'ex presidente e altri due musicisti, con l'intento di promuovere e portare molta più musica nella realtà Orbinate, insomma. Non solo a livello di concerti, ma anche di laboratori, esperienze, condivisione, tutto quello che riguarda il grande ambito della musica. E lo spirito con cui è nata questa iniziativa, insomma, è stata quella di poter promuovere e proporre gruppi che non sono mainstream o che sono famosi, tra virgolette, ma progetti più indipendenti, più giovani, eccetera, eccetera, che magari riescono difficilmente a trovare spazi in festival grossi come può essere Fano o Umbria, eccetera, eccetera. Quindi il nostro intento è quello di poter promuovere tutta una serie di piccoli progetti molto validi, a nostro avviso, e in modo che anche il pubblico possa incontrarli. E proprio sul fatto di incontrare la musica, anche il concetto di quest'anno, del 2018, del Jazz Club sarà quello di appropriarsi della città, ovvero andare dentro la città, dentro le vie, dentro i portoni, dentro le case, in modo che la gente possa essere investita in maniera gentile dalla musica, insomma. E quindi ci auguriamo che tutto vada per il meglio e che il vostro supporto e di tutti quelli che sono qua presenti oggi, insomma, sia d'aiuto per i prossimi mesi. Stasera presentiamo la nuova apertura annuale del Jazz Club. Da agosto a questa parte il locale è rimasto chiuso dopo il festival Urbino Plays Jazz. È stato un bel successo sia di pubblico che di concerti. È un festival che va avanti da 4 anni ed è, diciamo così, una nuova proposta culturale qui ad Urbino, ma per tutto il territorio. Subito dopo il festival è cambiata un po' la gestione del centro culturale e oggi presentiamo tutti i progetti che partiranno dal 2018 e che sia come filosofia che come qualità della proposta, diciamo, porteranno poi al festival e proseguiranno nella seconda parte del 2018. Questa sera fino adesso abbiamo presentato alcune cose, abbiamo presentato il chitarretto di Roberto Zecchini, che sarà un laboratorio didattico, artistico e didattico, che prevederà il coinvolgimento di musicisti che verranno qui a studiare e a suonare. E abbiamo appena eseguito una performance di Conduction che fa parte del laboratorio di improvvisazione e musica sperimentale. E quest'anno avrà la novità rispetto all'anno scorso di, diciamo così, vedere la presenza di 3 ospiti importanti: Elio Martuscello da Napoli, Francesco Giomi da Firenze, dalla Toscana meglio, e Roberto Dani dal Nord Italia, adesso non ricordo la città di provenienza, che sono musicisti che hanno lavorato sia nell'ambito della conduction che nell'ambito delle musiche sperimentali a livello internazionale. E è una iniziativa anche questa a carattere sia didattico che artistico, perché prevede la formazione all'interno del club di un collettivo di musicisti improvvisatori che poi diventi stabile e che possa cominciare a scambiarsi esperienze con altri collettivi in tutto il territorio italiano, come succederà già da gennaio, che avremo ospite un collettivo di Milano e a marzo uno di Torino. Diciamo così, abbiamo intitolato questa serata Meet UGC, uno spazio aperto per la musica e le arti, perché in qualche modo vorremmo che questo luogo vivesse al di là di questi progetti, al di là dei concerti che metteremo in cartellone a partire dalla prossima settimana. E come pensiamo di tenerlo aperto? Anzitutto aperture settimanali, quindi, diciamo, un luogo dove le persone possano incontrarsi e godere anzitutto dello spazio e della musica che proponiamo, ma in un secondo luogo, attraverso il progetto Prove Aperte, dare la possibilità a gruppi musicali, singoli musicisti, collettivi, perché no attori o gruppi teatrali, di venire, provare e di, diciamo così, omaggiare lo spazio con uno spettacolo durante la serata. Ovviamente andranno avanti anche le jam session, come, diciamo così, anima e fulcro, diciamo, della pratica jazzistica, e questo è quanto. Due parole velocissime su quelle che sono anche le scelte di questa serata, soprattutto la scelta di aver invitato il gruppo di Genuino Clandestino, quindi la rete locale di Genuino Clandestino. Vorremmo fare sì che in questo luogo la qualità non fosse soltanto musicale, ma anche nell'offerta di delle bevande, quindi del bar, nella gestione del bar e anche del cibo. Infatti loro questa sera hanno proposto una serie di degustazioni di prodotti locali, biologici
di prodotti da piccolissime aziende del territorio, quindi anche un, diciamo così, qualcosa a favore della sostenibilità e della alta qualità della produzione locale.